Dal Pigliacelli di Montorio al Vomano esce ancora il segno X, stavolta il Montereale ad impattare per 2-2 contro i gialloneri di Mister Cipolletti, per due volte in vantaggio e per due volte raggiunti dagli aquilani. La seconda volta nei 4 minuti di recupero, assegnati dall'arbitro del match, il signor Cofini della sezione di Avezzano. Nel Montorio si rivede Azzari dal primo minuto, Candido di Felice deve fare a meno di Zeferi infortunato. Il primo tempo non è un granché, i padroni di casa cercano il pallino del gioco, gli ospiti sono più attendisti e pronti a ripartire. Il campo insidioso ci mette del suo e le due compagini ricorrono spesso al lancio lungo. E alle conclusioni della distanza ne viene fuori un match tutt'altro che spettacolare. Ma la ripresa è altra storia, gli intenti cambiano e con loro i ritmi della partita. E il Montorio a svegliare il match all'ottavo. Rinaldi lavora un buon pallone per Clementoni che crossa al centro. Castagna cerca la palla, Pigliacelli becca la traversa, poi arriva Di Martino che butta la sfera in rete. È il vantaggio per i gialloneri. Vantaggio che dura però solo 3 minuti, ovvero quando D'Ortensio trova in diagonale l'angolo giusto che scardina la porta di Palmieri. E parità subito ristabilita. La gara decolla. 13esimo, Rosone saggia i pugni di Palmieri. 17esimo, giocata di Clementoni che serve a Di Martino la doppietta, ma il colpo di testa incoccia di nuovo la traversa. Il Montorio spinge e vive un buon momento schiacciando i rosso-blu nella propria tre quarti, sino a trovare di nuovo il vantaggio al 21esimo con Franco Rinaldi, che scaglia questo sinistro dai 20 metri nell'angolo beffando Scimi. Siamo 2-1 per i padroni di casa, ma il Montereale reagisce. 23esimo, magia di Mattias Ortiz in mezzo a tre, ma la conclusione non ripaga la giocata dell'argentino. Alla mezz'ora Moro prova la sforbiciata, sfera fuori di un soffio. Al 38esimo ci prova Moauro, colpo di testa centrale. Al 43esimo il Montorio ha la palla per chiudere la pratica, ma in 3 contro il solo Scimia, con una metà campo a disposizione, i gialloneri mancano l'occasionissima. E arriva così il pareggio, e il quarto ed ultimo minuto di recupero, esattamente il 48esimo e 52 secondi. E Corsi si incunea trovando il 2-2 per la scatenata gioia del rosso-blu e la rabbia dei padroni di casa giunti al terzo pareggio consecutivo.